incredibile pensare a quello che succedeva qua negli anni d'oro del Colosseo. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Era una vita che volevo dirlo. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, se il video mi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate, per me vale molto, condividete il video con i vostri amici, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Andiamo al video. Questo è il Circo Massimo, purtroppo non si è conservato benissimo, ne resta una torre e quelle che dovevano essere le tribune, penso. Può essere considerato come il primo tempio della velocità. Correvano mezzi con meno cavalli rispetto ad oggi, però. Ai palazzi si trova questo sito sacro di Foro Largo Argentina. Mi sento tipo un bambino al parco giochi. Ed eccoci tra le arcate del Colosseo. Così, una piccola curiosità, c'è una statua, noi le vediamo color marmo, ma in realtà ai romani piaceva colorarle. Le statue dei romani che noi adesso vediamo color bianco marmo, in realtà erano colorate. Passeggiando sul colle Palatino, questa era la sede del palazzo imperiale, Palatino Palazzo, infatti il termine palazzo deriva appunto dal nome di questo colle immenso. Sarebbe bello trovare una cartina o un disegno che faccia capire più o meno quanto era grande. Solo la sala regia che abbiamo attraversato prima era di circa 1200 metri quadrati. Passeggiando in quello che era il centro economico, politico, culturale e religioso dell'antica Roma, i fori imperiali. Qui la gente si incontrava, si scambiavano affari, si prendevano appalti, magari si decideva anche quale politico piazzare, in che settore. Qui i servi uscivano la mattina, prendevano le cose per i loro padroni. We'll be right back.
Eccoci alle terme di Caracalla, uno dei migliori complessi termali meglio conservati a Roma, anche perché fuori dal centro storico, quindi completamente isolate dal resto della città. E andiamo a vedere. Finito di esplorare la Roma antica, era il momento di andare alla ricerca di tutti gli altri tesori che Roma nasconde tra musei, piazze, fontane. Un museo a cielo aperto, insomma. Il museo di Michelangelo lo trovate in una chiesa anonima vicino al Colosseo, San Pietro in Vincoli. Al primo ingresso disponibile e adesso sto volando alla Cappella Sistina, che magari me la trovo vuota. Dei quattro fiumi. Il Papa che indisse il bando per questa fontana preferiva Borromini al Bernini e escluse il Bernini dal bando. Bernini però escogitò un modo, mandò il modellino di quello che aveva pensato di fare alla cognata del Papa. Quando il Papa vide questo modellino, leggenda narra che disse: per non voler chiamare il Bernini non bisogna vedere i disegni del Bernini.